Dai che ci siamo ragazzi, dai che ci siamo, dovremmo essere in diretta. Vediamo, vediamo, vediamo se ci siamo ragazzi, dovrebbe essere già bella Vediamo, che è vediamo, vediamo se partita, ci dai. siamo, ragazzi. Dovrebbe essere già bella che è partita, dai. Ci siamo alla grande. Ci Ci siamo, dai, siamo, ci aspetta siamo dai, che alla sistemo grande. due cose. E siamo a Ci siamo, ci siamo. posto. Dai, aspetta che sistemo Sì, qualche due minuto. cose. E siamo a Gianni, io c'ho il mio ritorno in Sì, qualche cuffia. minuto. Non so Adesso? perché. Adesso Gianni, io c'ho vediamo. il mio Adesso ritorno vediamo, in adesso cuffia. vediamo. Non Adesso? so perché. Vediamo se lo Adesso sento vediamo. ancora. Adesso vediamo, adesso Sì, ce l'ho vediamo. ancora Partita, uguale. dai. Siamo, Vediamo se lo sento ce l'ho ancora. ancora uguale. Ce l'ho ancora Sì, ce uguale. l'ho ancora C'ho un uguale. ritorno Ci pazzesco. siamo, ci siamo alla grande. Ce l'ho ancora uguale, ce l'ho ancora E uguale. allora, C'ho un vediamo se ritorno riesco a pazzesco. modificarmi due cose. Intanto che voi iniziate ad arrivare, Bello, ragazzi. grazie, Vediamo se riesco a un attimo. modificarmi due cose. Intanto che voi iniziate ad arrivare, Ok, dai. ragazzi. Ci siamo. Siamo ad Erice. Prima batteria. Prima Ci siamo, batteria, siamo ragazzi. ad Primo Erice. battaglione pronto Prima a batteria, farsi ragazzi. sta Primo garetta, ragazzi. battaglione pronto Gara che a sicuramente per me non farsi andrà sta garetta, benissimo perché ragazzi. ho scoperto Gara che che sicuramente non per me amo non i andrà tornanti, ragazzi. Intanto benissimo buonasera perché Andrea, ho buonasera Vincenzo, scoperto buonasera che Gianni, non buonasera amo i Cristian, buonasera tornanti, ragazzi. Salvo, Intanto buonasera buonasera l'altro Andrea, Salvo, buonasera ciao Vincenzo, Biagio, ciao buonasera Giuseppe, Gianni, ciao buonasera Cristian, Giussi, buonasera ciao Salvo, Belli, ciao a buonasera tutti, l'altro dai. Salvo, ciao Biagio, ciao Qualche Giuseppe, ciao minutino e si Giussi, parte, ciao ragazzi. Belli, ciao Qualche a tutti, dai. minutino e si parte. Stiamo Qualche sistemando un paio minutino di e cose, si stanno parte, facendo il ragazzi. briefing, Qualche ragazzi. Io minutino e si intanto vi parte, mando stiamo sistemando un paio qualche di cose, stanno facendo. immagine. Secondo, ci siamo quasi. Siamo quasi, ci siamo quasi. User left your channel. User joined your channel. Sì, quasi. Allora cominciano ad allinearsi, ragazzi. Adesso arriveranno le immagini, ragazzi, lo so. Da qua mi dovresti sentire meglio. Mi dovresti sentire meglio, Matteo. Se passiamo da qua, mi dovresti sentire molto, ma molto, ma molto meglio. Dice perché? Perché di là non ho selezionato il Corsair.
Santo Dio, buonasera ragazzi, buonasera, benvenuti. Gianni, come si stanno allineando? Che stanno a fare? Si stanno allineando, sì. Inizia a mandarmi le immagini dell'allineamento, dai, così magari Appena vi... subito. vediamo che macchinette ci abbiamo in giro per questa prima batteria. Allora, ragazzi, vi ricordo che questa Monte Erice, come tutti gli appuntamenti di questo campionato, tanto ecco, si stanno allineando, si stanno allineando. Come tutti gli appuntamenti di sti ragazzi, no, c'è il ritorno mio, c'è il ritorno mio, quindi stiamo messi così. Come tutti gli appuntamenti, ragazzi, di questa gara saranno suddivisi in tre battaglioni che praticamente andranno a fare queste tre salite. Ogni pilota andrà a fare tre salite per manche, quindi verrà presa la somma delle due migliori salite che il pilota andrà a fare, quindi si vincerà per somma e poi tutto il resto. Ciao Izzari! Partite di Ok, dai, stanno iniziando a partire. Partito il primo. Vediamo come stiamo messi. Intanto mi vado ad aprire io la storia dei tempi, così ci abbiamo pure i tempi e tutto a posto, dai. Tutto a posto, dai. Allora, ho sistemato pure il volume, così li sentiamo pure. Mi vado a sistemare i tempi. Allora, ho sistemato pure il volume, Partita Vizzari. così li sentiamo Intanto è pure. partito Mi vado a Ervizzari. sistemare i tempi. Andiamocene sul live map. Vediamo come siamo Intanto è messi. partito Ervizzari. Andiamocene sul Vizzari, live questo è il map. fratello quello Vediamo piccolo, come non siamo è messi. Vizzari Pietro. È l'altro. Gianluca. Già, se di Gianluca, questo è il Gianluca. fratello quello piccolo, Vizzari Pietro. dai, è l'altro. Gianluca, ragazzi, intanto guardate che razza di immagini che vi stiamo riuscendo a portare. Ragazzi, intanto Gianni, guardate che ragazzi, razza tutto di il team immagini che vi stiamo hanno riuscendo a fatto un portare. lavoraccio di regia andando a sistemare Gianni, telecamere ragazzi, tutto il team e quant'altro, una hanno cosa da fatto un panico, lavoraccio di eh. regia Arriva Luca. andando a sistemare telecamere Guardate che spettacolo. e quant'altro, una Uh, cosa da occio, panico, occio, eh. occio, occio, Guardate occio, occio e buchi nel muro. Guardate che spettacolo. Olle, olle, Uh, così, occio, aspetta, occio, aspetta un attimo che lo occio, sistemiamo. occio, Gianni, occio e buchi nel muro. Sì. dovresti staccare il mio Olle, olle, così, commento aspetta, aspetta un da attimo che lo sistemiamo. Twitch. Gianni, Perché allora Ok. siamo in diretta anche da, perché Dovresti sennò c'è hanno il staccare il mio ritorno. commento Dobbiamo da trovare un'altra soluzione Twitch. per Perché allora l'altra siamo in live. diretta anche da, perché sennò c'è hanno il ritorno. Ok, Dobbiamo trovare un'altra vediamo. soluzione Scusateci, ragazzi, per stiamo facendo delle l'altra prove live. per migliorare ad ogni botta. Ora abbiamo sistemato Ok, queste vediamo. immagini Scusateci, da ragazzi, stiamo panico. facendo delle prove. Guardate che spettacolo, ragazzi. Ok, Allora, a posto, attento non più. fatto. Ok, non c'è più ritorno, non c'è più ritorno. Grazie, Vizzari. Allora, intanto vediamo come stiamo messi. Vediamo che ci abbiamo dentro. Qua dal live map. Intanto sono già in 4. Sono in 4 dentro già. Vediamo come stiamo messi con i tempi. Ci abbiamo Francesco Perri che dovrebbe essere il primo ad arrivare su. All'arrivo, io ragazzi, intanto mi vado a condividere questa live su Facebook. Vi invito anche voi a fare la stessa cosa. Ok, vediamo chi era il secondo. Perri, abbiamo Francesco Perri sul percorso. Ok, il secondo, il 2 Francesco Peri dovrebbe essere quello che arriverà per primo in teoria, giusto? Sì. Sì. Però mi sbaglio, sì. Sto imparando, ragazzi, anche a leggere il live map, quindi panico, panico.
è quasi in dirittura di arrivo, Francesco Verdi. Vediamo, vediamo, nell'ultimo tratto del percorso, adesso è passato alla casazza, tra un attimo entrerà nel bosco. Vediamo come saranno messi come tempi, io qualche anticipazione a livello di tempi già ce l'ho, perché lungo, perché c'è stato Gian Matteo che ha fatto, che è il pilota di riferimento, diciamo, della classe bicilindri, che ha fatto già dei tempi allucinanti in prova. Vediamo qui come stiamo messi, ci abbiamo pure i tempi live sullo schermo, quindi hanno fatto un lavoraccio ragazzi. Adesso siamo su Pirelli con 136. Siamo su Pirelli, intanto io mi vado a vedere il tempo che ha fatto Francesco Perri, 4:18:08, siamo parecchio alti, però comunque diciamo che riesce a portare a casa un risultato utile, quindi niente male. Già ragazzi, vi posso garantire che Aeris, il fatto di essere partiti ed essere arrivati, spettacolare. Sì, Pietro, l'avevo intuito che c'era Steco, però non avevo ben capito quale fosse il problema. Grazie, caro, per avermelo fatto notare. Intanto ciao a tutti quelli che sono arrivati in questo momento in chat. Intanto il Giliberto Matteo, che è il pilota di riferimento riguardante il gruppo bicilindri, che ci ricorda che in prova ha fatto un bel 3:59. Intanto arriva Gianluca Vizzari che fa registrare 4:09:822, portandosi in testa a quella che è la classifica provvisoria fino a questo momento. Intanto stiamo aspettando Fabiano Puzzo, lo stiamo guardando in questo momento, che è praticamente al penultimo tornante. Ragazzi, questi bicilindri che sono veramente spettacolari, in molti ce le invidiano perché sono riprodotte, ragazzi, in una maniera veramente eccellente. Arriva Fabiano, vediamo il tempo che viene. Sì, vediamo il tempo di Fabiano. Intanto Gianni 4:04:44, quindi si porta in testa in questo momento. Intanto siamo su Di Stefano, siamo su Francesco Di Stefano, vediamo com'è tutta la storia. Non è un gioco per console, caro Christian, siamo su PC, si tratta di Assetto Corsa. Per ulteriori informazioni ti consiglio di andarti a vedere tutti gli altri video che trovi su questo canale, ovviamente ti consiglio di iscriverti qualora non l'avresti ancora fatto. Ciao Paolo, ci siamo, intanto largo, ragazzi, sta Monte Erice, tornanti non perdonano, perché sui tornanti ci sono delle sconnessioni veramente fastidiose, non su tutti ma su alcuni, quindi la messa a punto della macchina è veramente una cosa. Adesso ok, intanto partita la, siamo su in N1004, vero Gianni? Esatto. Ok, perfetto, siamo in N1004 con Corrado Blasi. Vi ricordo che ci sono diverse categorie alle quali tutti i piloti possono partecipare se ovviamente sono iscritti. Si parte dalle bicilindriche, poi si passa all'N1004 e l'N1006, poi ovviamente si passa al gruppo A 1150, se non mi ricordo male, poi il 1400 e 1600 gruppo A, per poi passare alle unitarie 1150, nella quale partecipano le A112 e le Fiat 127 completamente libere, ragazzi, che fanno dei tempi allucinanti. Al prossimo abbiamo l'upgrade delle 1600-2000 unitarie. Però ragazzi, è qualche sporticino, cose veramente interessanti, quindi vediamo come stiamo messi. Intanto ragazzi, vi faccio il riepilogo di quella che è la classifica provvisoria. Abbiamo Roccuzzo con 4:04 in testa, Francesco Pirelli con 4:07, Gianluca Vizzari 4:09, Francesco Perri 4:18.
Intanto sta per arrivare al traguardo Francesco di Stefano, quindi vediamo com'è la storia. Gianni mi è comparso al centro dello schermo una scritta con Giuseppe. Ok, perfetto. Intanto abbiamo Carmelo Già Quinta alla partenza. Sì, intanto abbiamo Carmelo Già Quinta, ragazzi, parte la 112 da panico, è un'Italia super mega power, ragazzi, guardate che spettacolo. Intanto è arrivato Di Stefano, 425-641. Partito. Intanto parte Carmelo, partito Carmelo, vediamo come la sta. Lagga leggermente dal meno perché è una Vabbè, continua ce lo godiamo uguale, ce lo godiamo uguale. arriva lungo Al secondo tornante. eh sì Mi sa che se l'è giocata, mi sa che se l'è giocata, non deve mettere la marcia indietro. La porterà su comunque, quindi vediamo, vediamo. Dovrà portare a casa un risultato utile, due risultati utili, quindi comunque conviene comunque sempre portarla su. Ma intanto ci confermano le immagini che si vedono chiare. Sì, no, si vede bene, si vede benissimo, Gianni, Ok, si vede bene. Io praticamente vedo quello che stai vedendo tu con un attimo di ritardo, comunque vabbè, certo. si vede benissimo, si vede benissimo. Abbiamo Giuseppe Candela adesso che è pronto alla partenza, l'ultimo concorrente di questo. Ok, io intanto vado a dare un'occhiatina ai tempi. Corrado Blasi intanto è arrivato 3:59,7, ragazzi, è arrivato pure Corrado Blasi, quindi Ah, abbiamo anche Gianluca Faraggi, ce la siamo un attimo dimenticato, vettura un po' incidentata. è arrivato con la... questo ce l'ho in classe con me, eh. Siamo in classe insieme, siamo in classe insieme, quindi occhio, occhio, occhio. Ciao Eugenio. Ciao Giuseppe, grazie, grazie del feedback. Intanto vediamo come stiamo messi con i tempi, vediamo come stiamo messi con i tempi, perché sta per arrivare Gianluca Faraci, Ok, è arrivato. 3:41,937, quindi è arrivato pure Ritorniamo Faraci. sulla quinta. Sì, aspettiamo l'arrivo di Carmelo Già Quinta e di Giuseppe Candela. Certo Eugenio, se ascoltate quello che dico nel video, ve lo dico già nel video, ragazzi, vi ho chiesto di arrivare a 100 like per fare un nuovo video con dei nuovi download, siete arrivati quasi a 250, quindi al prossimo video vi porterò un altro percorso, altre due macchine, ma dobbiamo arrivare ad almeno 300 like, quindi quello è. Intanto Carmelo è quasi arrivato nella parte finale del bosco, ragazzi, qua c'è una S che è da panico, vedete la Monte Erice è una gara strana perché a guardarla così, vabbè, c'è piena di tornanti. Tutti i tornanti di prima, da seconda, dice, vabbè, una gara lenta, assolutamente no, ragazzi, ci sono 3/4 punti, di cui due o tre si fanno di quinta o di sesta, e uno si fa di qua e altri due si fanno di quarta, che sono da panico, ragazzi. Questo è uno di quei punti dei quali vi ho appena parlato, ragazzi. Qui si arriva di quinta, si pela il freno e si ci butta dentro ad un sinistra da panico. Questa è il sinistra delle scalette, nel quale, ragazzi, abbiamo assistito negli anni a dei botti veramente paurosi. Quindi Abbastanza, scusami, è abbastanza rigido, sta viaggiando a vela. sì, l'ho visto, la macchina pure molto 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 bassa, quindi fa lavorare poco le sospensioni, vedo che rimbalza praticamente sull'asfalto.
Vediamo quale sarà il suo riscontro cronometrico. Intanto mi vado a leggere qualche commento, ragazzi. Ah, va bene, non ti preoccupare, Eugenio, non ti preoccupare, è importante che sei iscritto. Vai tranquillo. Abbiamo il candela saltellante. Sì, vedo che salta parecchio. Intanto il riscontro cronometrico di Carmelo Giaquinta sarà parecchio alto, infatti 3:31,9, abbastanza alto. Vediamo Giuseppe Candela che arriva al traguardo e fa registrare vediamo se lo becco 3:49 e 387. Intanto i ragazzi si vanno a sistemare di nuovo giù perché praticamente in questo momento stanno scendendo alla partenza per andarsi ad allineare praticamente un'altra volta, quindi ripartiranno per gara 2. Vi ricordo che questo evento sarà effettuato in tre salite individuali, nelle quali praticamente verranno presi i migliori due tempi, andranno sommati, quindi la classifica finale vedrà chi farà realizzare i migliori due responsi cronometrici, poi andranno sommati e si stilerà la classifica assoluta. Ok, si stanno già allineando. Si stanno allineando. Me li puoi mandare, Gianni, quando ti viene bene a te, me li puoi mandare. Quale versione di assetto corsa? Di assetto corsa mi sa che ce n'è soltanto una versione, Gianni, no? A parte il competizione, che è un altro gioco, qui siamo su assetto corsa. Punto. Forse intendono... come si dice, se il modello base, eccetera eccetera. Allora non ci interessa, perché qualsiasi modello non è che utilizziamo le mod di assetto corsa originale, quindi le mod sono sempre le nostre, quindi qualsiasi modello base o quello super accessoriato non cambia nulla. Esatto, l'unica cosa ovviamente, se prendono quello completo vanno solo a spendere soldi in più, che a nostro parere sono inutili, nel senso non servono da noi, va? Sì, per correre in questo campionato non servono. Se volete potete tranquillamente prendere assetto corsa, diciamo, nella versione light. L'unica cosa che vi raccomando, qualora vorreste partecipare a questo campionato, è di non avere assetto corsa taroccato, perché non vi funziona, ragazzi. Il tarocco non va bene. Intanto partito in questo momento Francesco Verri con la sua Fiat 500, ragazzi, spettacolo. Se vuoi giocare con queste mod, come puoi fare? Allora, tu con queste mod, se ci vuoi giocare, devi partecipare al campionato. È molto semplice, l'ho spiegato, ragazzi. Andatevi a vedere, iscrivetevi a questo canale e andatevi a vedere i video che ho pubblicato qualche mese fa. Ovviamente in questo momento le iscrizioni al campionato sono chiuse perché siamo già al completo. Ti toccherà aspettare la fine di questo campionato. In questo momento noi siamo alla seconda gara, ne dobbiamo fare altre 8 o 9 se non mi ricordo male, quindi intanto vai a seguire su tutti i social gli amici di Team Chrono Factor Live, sia su Facebook sia su Twitch che su YouTube, così rimarrai aggiornato nel momento in cui apriranno le iscrizioni. Ovviamente sul mio canale ne parlerò ampiamente, perché ragazzi ci partecipo, da quest'anno mi sono intrippato, diciamo, ai racing, e quindi devo darci il gas pure io. Quindi se siete iscritti al mio canale rimarrete aggiornati ovviamente su tutto questo campionato. Intanto abbiamo il ritiro di Francesco Verri. Intanto si è fermato Francesco Verri, peccato per lui. Vediamo di seguire un attimo la gara.
Allora, qui abbiamo un Angelo Lombardo che mi dice: volevo partecipare, ma non riesco ad inserire il TLC client. Non ho idea di che... L'antivirus lo blocca. L'antivirus, disattiva l'antivirus. Questa è la cosa. Angelo. Comunque faremo presto un video insieme a Gianni, ragazzi, nel quale vi spiegherò come entrare in TS e magari ci organizzeremo magari un'ora di un giorno prestabilito alla settimana per chi volesse entrare a far parte di questo fantastico mondo. Vi collegate e vi spiegheremo un attimo il tutto. Intanto Gianluca Vizzari a metà percorso sta affrontando quelli che sono i tornanti, ragazzi, di questa spettacolare cronoscalata Monte Erice. Gara spettacolare, ma difficilissima. Sa che anche Roccuzzo si è ritirato. Fabiano Roccuzzo fermo anche lui, ragazzi, ve lo dico, questa è una gara che sarà durissima portar sulla macchina senza far danni andando su parecchio veloce, sarà molto duro. Sì, no, ragazzi, ma hanno fatto il lavoro questi qua. Gianni, intanto se mi dai qualche macchina che sta venendo su, perché siamo fermi in pitlane. Critelli, perfetto. Guardate che spettacolo, ragazzi, la macchina del Critelli, ragazzi. Guardate che spettacolo. Sì, intanto c'era Giampiero che ci faceva notare i riflessi sul muro delle macchine, degli stop, delle onde, ragazzi. È spettacolare, succede. Poi con sta modalità di ripresa, con i dettagli, ma guardate le macchine nei dettagli. C'è Critelli, ragazzi, che si è fatto una skin, io ne sono innamorato di. E andiamo un po'. È bellissimo. Guardate, sì. guardate che c'è qua, ragazzi. Siamo dentro la macchina del Critelli, guardate che. Ma ci sta. Sei su scherzi a parte, fratello. Lungo Critelli, intanto lungo. Maledizione, lungo, ragazzi. Guardate che c'è qua. Si cambia 9000 giri. Arriviamo in quinta al tornante della Fontana, ragazzi. Intanto problemi di sottosterzo allucinanti. Mi leggo qualche commento, dai. Siete in tanti, ragazzi. Vi invito a condividere questa live sui social, così magari facciamo entrare anche qualcun altro. Fate bravi, state buoni. Intanto bevo e mi leggo qualche commento. E intanto noi passiamo su Francesco Di Stefano, anche lui per la skin. Siamo sulla 500 di Francesco Di Stefano, cambia la vettura, ovvero vedere anche questa all'interno. certo, vediamola. Vediamo pure la 500, ragazzi, che spettacolo, ragazzi, ma guardate che c'è qua. sei su scherzi a parte, fratello. Allora, vediamo, ciao Sebastiano. Fiamme dallo scarico, mamma mia. Intanto sì, guarda che spettacolo. Intanto i ragazzi ci stanno dando addosso in chat per rispondere a chi ha dei dubbi, quindi fate domande, che ci avete quattro di quelli giusti in chat che vi possono rispondere. Ma Eugenio, sì, dimmi. Soprattutto Enzo che attivano le notifiche, perché in questi giorni faremo questi video tutorial assieme. Così almeno non avranno dubbi, eccetera. Allora, ragazzi, oltre ad iscrivervi, oltre a lasciare i like sulla pagina degli amici di TCL, vi invito ad attivare anche le notifiche. Perché? Perché oltre a poter partecipare a questo campionato, ragazzi, entrate in un loop allucinante. Perché? Perché le gare di delle CVM le facciamo praticamente noi ogni due settimane, quindi una sì e una no ce l'abbiamo libera in teoria, ma siccome a noi ci piace complicarci la vita,
visto che c'è il buco tra una settimana e l'altra, organizziamo degli eventi speciali. Degli eventi speciali ai quali di tanto in tanto possono partecipare anche coloro che non sono iscritti al campionato. Intanto vediamo di... Sì, dimmi Gian. Che a breve, in questi giorni, daremo tutte le info. Comunque a breve organizzeremo un evento pubblico per chi è al di fuori, per chi è rimasto al di fuori. Perfetto, perfetto. Ovviamente ragazzi, con delle moto da panico che noi stiamo già provando su dei percorsi altrettanto da panico, quindi... Allora, mi chiedevano dei tempi. In questo momento gli unici due piloti che sono arrivati al traguardo sono Gianluca Vizzeri, che ha fatto registrare un 4.02.495, e Francesco Critelli, che ha fatto registrare un 4.05.824. In questo momento c'è Francesco Di Stefano che sta apprestando ad arrivare nel tratto finale del percorso, quindi vediamo. Stiamo seguendo adesso Corrado Blasi. Vediamo, sì, siamo su Corrado Blasi, vediamo un attimo qual è l'evolversi di questa seconda mancia della prima batteria della seconda tappa del CVM organizzato dagli amici di Team Chrono Factor Live. Intanto partito anche Giuseppe Candela, quindi a breve partirà sicuramente Gianluca Faraci. Ok, intanto c'è la macchina già parecchio abbastanza danneggiata. Sì. Giuseppe Candela, c'è la macchina parecchio danneggiata, ragazzi. Vediamo come la storia. Intanto vediamo di darci un'occhiata a qualche tempo. Intanto è arrivato pure Francesco Di Stefano, 4.12 e 140. Intanto è partito l'unico gruppo A 1006 di questa storia, Faraci. Intanto siamo su Giuseppe Candela. Vediamo, guardate ragazzi, i danni che si riescono a fare con queste macchine lunghe tornanti di questa Ponte Erice. Ragazzi, i muri sono veramente vicinissimi e bisogna, come dicono a Milano, bisogna camminare con i muri dentro la macchina per andare forte qua. Io è una settimana che provo, ragazzi, non farò una bella gara sicuramente questa sera, perché è durissima. Ho scoperto, guardate che c'è qua ragazzi, il 106 che bello dall'onboard, ragazzi, sono bellissime queste macchine. Sono bellissime queste macchine. Intanto sta per arrivare con Corrado Blasi. Vediamo di beccarci il tempo di Corrado Blasi, 3:59.505. Intanto siamo sempre su Giuseppe Candela. Io mi vado a dare un'occhiata alla chat. Tempi delle 700, ragazzi, li ho detti. Il tempo di Candela in prima mancia, non mi ricordo, Giuseppe. Due ritiri intanto nelle 700. Due ritiri nelle 700, sì. Panico. È dura riuscire a portare su la macchina. Stasera mi sa che ne piglio parecchi di secondi. vediamo. Intanto siamo su Faraci. Siamo su Gianluca Faraci, sì, sulla 106, sull'onboard di Gianluca Faraci. Ragazzi, guardate che spettacolo. Il LED che si accende quando pigli il limitatore, ragazzi. Spettacolare. Intanto sta per arrivare Giuseppe Candela. Gianni, mi becco il tempo in diretta, 3:49.976. Buon tempo. Intanto Carmelo pronto anche per partire. Ok, quasi pronto Carmelo Giaquinta con la 112. Ragazzi, vediamo se non fa errori, Carmelo, di godercela sta botta. Quando inizia il CVM, Santo Leonardi? Ragazzi, ma non vedete che c'è in giro, santo Dio. Vediamo di risistemarci intanto noi alla vita reale, e poi il CVM vero ci pensiamo, sempre più che c'è un disastro in giro. Credo che ancora è lunga la storia. Sì, la storia sarà parecchio lunga. Farò una live comunque dedicata ho le mie idee, ho avuto qualche contatto interessante, me ne parlerò in separata sera, dai.
Intanto Gioacchino ci chiede: questi eventi fuori campionato saranno a pagamento? Assolutamente no, Gioacchino, sono eventi liberi, basta iscriversi. E me lo confermi, Gianni? Sì, me Come? lo confermi che saranno eventi non a pagamento questi fuori campionato? Esattamente, sì. Perfetto, Ovviamente che ci seguono, se no arriveranno in ritardo sicuramente, se non ok. sono Certo, ragazzi, chiaro. bisogna essere tempestivi nelle iscrizioni perché a 2022 mi pare che ci fermiamo. Eh sì, incidente per Carmelo, Di ritiro. nuovo, dai, Carmelo, santo Dio. Mamma mia, non c'è stato verso, non c'è stato verso di vederlo. Salire su. Intanto mi leggo qualche commento. Eh sì, allora. Grazie ragazzi, di nulla, Cristian, di nulla. Bentornato in Sicilia, se ti senti di nuovo in Sicilia, bentornato. Andrea Lombardo, io con la 155 ho fatto Io vado a informarmi su. vai tranquillo, Gianni. Ho fatto 3,45 giocando User con il left your channel. pad. Grande Andrea, grande Andrea. Intanto iniziano ad arrivarmi i messaggi. Allora, ragazzi, se volete delle info riguardanti Assetto Corsa, non mandatemi User messaggi joined né your sulla channel. pagina, ovviamente non né sul mio Intanto contatto. sto Dimmi, Gianni. Rienzo, c'è Fabiano che non so, sicuramente il direttore gara gli ha dato, evidentemente ha avuto qualche problema. Quindi deve venire su. Ok, Sì, eccolo qua, già quasi all'arrivo. ci godiamo la salita di Fabiano. Non è No, è già quasi assolutamente. all'arrivo, purtroppo non sapevo nulla e quindi. Perfetto, perfetto. Ci abbiamo Fabiano Roccuzzo che sta venendo su. Vi stavo dicendo intanto, ragazzi, che Fabiano arriva al User left traguardo. your Vi do anche il channel. tempo in diretta di Fabiano. Vediamo se lo becco. Vediamo se lo becco. Francesco, Fabiano Roccuzzo 4025, mi sa che si porta in testa. No, 402 554 e 402 495. Stanno appiccicati con Gianluca Vizzari, ragazzi. Sono a tipo meno di un decimo. Allucinante, sta cosa! Allucinante. Aspettate, vi faccio vedere i tempi al volo, ragazzi. Eccoli qua, guardate, questo è il tempo di Gianluca Vizzari, 4:02:495, e questo è il tempo di Giuseppe Candela. No, aspetta, dov'è? No, Fabiano Roccuzzo, 4:02:554. Allucinante, ragazzi, allucinante. Scusate se vi ho fatto vedere sta grafica un attimo così, però andava vista sta cosa. Stanno attaccati questi due qua, eh. Panico. Panico, panico, panico. Che belle ste gare, ragazzi, che belle. Se considerate che quelle vere non ci sono, ragazzi. Meno male. Gli eventi saranno, ma ce ne saranno in pista. In pista sicuramente, in salita non ne ho idea. No, scusami, ce ne saranno in pista sicuramente. In salita User joined your non lo so, channel. non lo so. Magari qualcosa si potrebbe anche organizzare in salita, eh. Vediamo, vediamo, vediamo. Ragazzi, intanto entrate nel loop dei ragazzi di Timbrone Factor Live, ragazzi, perché ogni settimana ce ne sarà una nuova. Quindi entrate, 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 andate, sui loro social e andate. A vedere tutta la storia. Quando partirò io, Giovanni, io partirò questa sera dopo le 21:30, corro nel turno B. Quindi alle 21:30 saremo in diretta sul canale YouTube dei ragazzi di Grand Prix TV, Twitch, canale Twitch. oppure sul canale Twitch degli amici, sempre sul loro, Sì. sul canale Twitch degli amici di Grand Prix TV, quindi saremo su Twitch Stasera e un bel turno ci sarà, saremo se intorno ai 20. Sì, stasera ci sarà un bel turno, vediamo come sarà tutta la storia, ragazzi. Noi abbiamo il Guzza, ciao Guzza. Ovviamente, ragazzi, il video della mia gara lo vedrete pubblicato poi lunedì, lunedì, e spero di riuscire a pubblicarvelo tipo prima di mezzogiorno, quindi tutta la storia.
Intanto è tutto pronto per la terza ed ultima manche. Siamo pronti, ragazzi. Ci giochiamo. Si giocano tutto nella terza e ultima manche di gara. Questi qua, ragazzi, sono matti, vanno su forte. Dammi aspettarlo, vai. Ci abbiamo sta mega bagarra allucinante tra le bicilindriche, tra Gianluca Vizzari e l'altro che era Gianni, ricordami, Fabiano? Sì, ci abbiamo Vizzari e Gianluca Fabiano. e Ah, Francesco Francesco Peri, ok, perfetto. Peri. Partito in questo istante. Ok, perfetto. Anche il sound, ragazzi, è spettacolare. Anche il sound è spettacolare, ragazzi. Aspettate che vi alzo pure il volume, dai, ve la faccio godere. Spettacolo, ragazzi, sono bicilindriche, che spettacolo. Intanto Crivelli ci sta dando il gas, vediamo. Partito anche Gianluca Vizzari. Ok, intanto partito. Allora Matteo ci corregge, quindi sono Fabiano e Gianluca. Fabiano e Gianluca che si stanno scannando, quindi Fabiano Roccuzzo e Gianluca Vizzari. Intanto è partito il primo, vediamo come stiamo messi con i tempi, vediamo come stiamo messi con i tempi, anche perché non hanno fatto dei tempi altissimi, non hanno fatto dei tempi altissimi, stanno venendo su forte. Va bene Andrea, ti aspettiamo, siamo qui ad aspettarti, quando ti vieni a trovarci. Intanto anche Perri quasi pronto per la partenza, Dai quindi che andiamo. ci giochiamo la vittoria tra le bicilindriche in questo primo turno, ovviamente poi bisognerà vedere cosa faranno gli altri negli altri turni successivi. Intanto la chiude prestissimo il Vizzari, il tornante E che è del... successo? Sicuramente vi ha avuto qualche problema, dei tempi di sconnessione. Critelli è saltato, ragazzi. Critelli è saltato e volato via per la tangente, quindi sicuramente ha avuto qualche problema, ragazzi. È uscito dal server, infatti. Peccato per lui, peccato per lui. Intanto siamo su Gianluca Vezza, ragazzi, guardate che spettacolo. Guardate come lavorano gli assetti di queste bicilindriche. E sembrano vere, cioè lavorano esattamente come le bicilindriche vere, ragazzi. Pompano sul posteriore come le pazze quando qualcosa non va come dovrebbe andare. Spettacolo, spettacolo, Vediamo se è partito intanto Francesco Perri. Sì, ragazzi. Spettacolo. Sì, mi sa che era partito, può essere, o mi sbaglio? è partito, eccolo qua. Eccolo qua, il Perri. Intanto Gianluca sta andando su pure lui. Questi due ragazzi si giocano, Francesco Pere e Gianluca Vizzari, si stanno giocando, stanno a centesimi, stanno a centesimi, si stanno giocando la vittoria in Mi sa questa. comunque che in questa classe, oltre a Matteo, Fabiano non scherza nemmeno, sta andando fortissimo. Sì. Fabiano Roccuzzo, dici? Sì, esattamente, che è Ok. partito in questo istante. Io direi di seguirlo un attimino, visto che Sì, l'abbiamo saltato gli altri. certo. Io tanto ho i tempi qua di sti due che si stanno scannando, quindi vediamo, ce l'ho qui nello schermo, quindi appena arrivano su vedo. Mettiamocelo on board, vediamo.
Intanto abbiamo Carmelo Giaquinta in chat, meno Giaquinta in chat che dice che prende il 112 sta botta se non arriva giù. Eh sì, è obbligato che a contare questa ultima marcia, altrimenti sarà fuori classifica. Zero punti, speriamo di no, ovviamente per me. Vediamo. Dacci il gas un po' di meno tu, così stai a posto. Intanto siamo su Fabiano Locuzzo, ragazzi, guardate che skin spettacolare che ci ha fatta pure lui, tutta bella. Guardate dove vanno a staccare, ragazzi, questi bicilindri che fanno delle staccate allucinanti. Fa il pelo da tutte le parti. Intanto vediamo i tempi. Gianluca Vizzari 403 447, se non mi sbaglio, ha tirato giù un secondo, ragazzi, se non mi sbaglio correggetemi se state in chat, ragazzi, se non mi sbaglio ha tirato giù un altro secondo Gianluca Vizzari. Intanto sta per arrivare Francesco Perri, vediamo com'è la storia. Intanto siamo su Francesco Di Stefano, ragazzi, quindi vediamo com'è la storia. Ciao a tutti. La marcia un po' di più a chi ne ha avuto meno la prima e la seconda. Vai tranquillo. Intanto grandissima squadata di Stefano, di Francesco Di Stefano. Guarda qua che settato. No, lascia stare, sono spettacolari. Ah, mi stanno di... Matteo mi scrive che è salito di uno, quindi mi ero sbagliato io. Ok, grazie Matteo. E ragazzi, con i tempi, chi mi conosce, chi mi segue da parecchio tempo, sa che, ragazzi, tempi e nomi di persone non è affar mio, perché mi dimentico. Certe volte quando mi sveglio, mi guardo allo specchio, mi presento da solo, quindi... è vecchia, ma la dovevo dire. Eccoci qua su Corrado Blasi. Vediamo i tempi. Intanto è arrivato Francesco Perri, 4:23. Unico in questo turno con 1400. Tutti il resto sono tra stasera e domani. Ci sarà il pane stasera e domani. Sì, ricordiamo che si svolge tutto in tre turni. Che giustamente ognuno, non in questo periodo, ma a tempi di pace, ognuno ha il suo da fare, il suo lavoro, quindi. Certo, quindi date possibilità di poter scegliere in tre turni, quindi spettacolare. Tanto contratto. Sta per arrivare su Fabiano Roccuzzo. Vediamo il tempo di Fabiano Roccuzzo. 4:02:205, mi sa che Fabiano la porta a casa. Mi sa che Fabiano tra le bicilindriche sta botta l'ha portata a casa. Intanto siamo di nuovo su Di Stefano. Vediamo che combina Francesco Di Stefano. Siamo alla S, nella quale mi vado a mettere io sempre il sabato, ragazzi. Arriviamo alla casazza. Staccata molto impegnativa per questo curvone che si affronta in seconda marcia, poi qui tutto pieno fino alla staccata della S che ci mette nel bosco. Una S che si fa veramente forte e che non bisogna assolutamente sottovalutare, perché qui si fanno i danni quelli seri. Poi si stacca, si arriva al penultimo dei tornanti della Monte Erice, questo tornante a sinistra nel quale bisogna avere molta trazione. Questo destra si fa pieno, poi si arriva al macello, le bicilindriche riescono a farlo pieno, il sinistro del macello, poi si stacca per l'ultimo tornante, ragazzi, e si arriva in questo rettilineo nel quale c'è una pendenza veramente molto 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 importante. Se non si esce bene dall'ultimo tornante non si arriva più al traguardo, ragazzi, ci si mette veramente molto tempo. Andiamo, intanto siamo su Corrado Di Blasi, andiamo a vedere quelli che sono i tempi. In questo momento Francesco Di Stefano è arrivato al traguardo facendo segnare un 4:10:05, quindi mi sa che si piazza momentaneamente in terza posizione per quanto riguarda questa manche di gara. Intanto Matteo Giliberto, se sei in chat, dacci la tua opinione, vogliamo la tua opinione
in live su questi due che si sono scambiati in questa notte. Abbiamo un info via WhatsApp, perché qua i messaggi scoppiano da tutte le parti. Sì. Critelli gli è andata via la corrente. una cosa buona, mamma mia, ragazzi. Cose che succedono, ragazzi, anche nel virtuale. Capita, dai. E tanto noto dalla diretta, Enzo, nemmeno farla apposta, ha messo i nomi proprio sotto il logo, il tuo logo. I nomi di che cosa? I nomi dei concorrenti che stanno salendo. Ah sì, vero, non ci avevo fatto caso. Nemmeno che culo! spettacolo. Sono appena accorto. Comunque abbiamo Corrado che è quasi addirittura di arrivo. Alla grande, aspettate che ci andiamo a vedere i tempi. Intanto mi sa che su non è arrivato ancora nessuno. Aspettiamo meno Giaquinta che sta partendo, meno mi sa. Sì, al momento siamo su Candela con la vettura abbastanza seriamente danneggiata. Candela, il problema è o non l'ha sistemata da gara 1 o ha fatto già il danno sotto. Il problema è che Candela è di casa qui, quindi cerca questo... come d'altronde anche Faraci. Quindi è un problema questo. E ognuno in gara di casa si sa, cerchi di dare il massimo. Certo. Tanto, lo sai che sta skin di Gianluca Faraci, che poi è una replica della marca di Guzza, un po' ricoperta. Sì, l'onorava, sta cosa bella. È fatta bella, mi piace. Bel lavoro. Ah, no, sembra. Anche lui vettura bassissima. Sospensione. Diciamo che ha preso la vettura del Guzza e gli ha buttato un secchio di quella rossa di rosso, sì. No. non è venuta male, dai. Ritorniamo su Candela, anzi, vediamo se ha partito anche Carmelo Giaquinta. Io direi che questa volta, anche se Carmelo lagga tantissimo, purtroppo ha una linea non consona all'utilizzo di questo gioco. Vediamo di godercelo. Sì, intanto ci abbiamo il commento di Matteo Giliberto: sono due sim driver da non penalizzare, sono due concorrenti di tutto rispetto. Oh là là. Matteo ci ha dato il suo commento sulla gara di sti due, quindi vedremo stasera cosa combinerà Matteo, sim driver da panico, col quale ci siamo scannati diverse volte in vista. È veramente duro da battere, perché si allena tanto, è bravo, ex vero pilota, ha fatto il Targa Florio, ha fatto diverse gare, abbiamo comunque piloti, ex piloti, sì, c'è sì, sì. Vincenzo ha corso pure, sì. Giustamente lì. Ragazzi, la malattia è sempre quella. Purtroppo questa è veramente una malattia, siamo dei tossici. Allora, intanto è arrivato Fabiano Roccuzza. Oh, è arrivato di Carmelo, mi sa, ha staccato il ruote e tutto. No, santo Dio, ragazzi, guardate che botto che ha tirato, assolutamente. Sì. Gara da buttare per meno Giaquinta, gara da buttare. È intanto arrivato Gianluca Faraci con 3.40, quindi mi sa che sto giro abbiamo concluso sta prima batteria, Gianni. Sì, questo turno è concluso, adesso non lo so se... Cioè, no, niente, facciamo. Non credo che hanno voglia di parlare, saranno molto arrabbiati. Sì, 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 non è andata. Non è andata bene per molti. Vabbè, vai su, vai a dare un'occhiata. Io intanto qua rispondo a qualche domanda in chat. Dai. Benissimo, sì. Intanto vado a vedere. Ok, quello... ti aspetto qua, dai. Altra botta, ragazzi, per meno Giaquinta, ragazzi. Non, quando non va bene, non c'è una mazza da fare. Quindi... Quella è la storia. Che software usi per registrare le live? Io le live non le registro, io le live le faccio.
Gioacchino, spiegati meglio, perché non ho capito. Strano che non piove, perché dovrebbe piovere? Se vogliamo la facciamo venire giù la pioggia, ma non ha senso, ragazzi, correre in salita sul bagnato, specialmente nei sim, non ha assolutamente senso. Stasera per il secondo turno, sì, esatto, Gianni, alle 21:30 sul canale Twitch dei ragazzi di Grand Prix User di was Pusa, moved to non mi your ricordo channel. male. User was moved to your Ultimi 23 channel. minuti di lavoro, stasera si User scatena was moved to your l'inferno, channel. Onofrio, ti aspettiamo, ti aspettiamo. Non ci abbiamo User meno was moved to Giaquinto your in chat, channel. che l'ha tirato fortissima, meno, che hai combinato. Santo Dio. Santo Dio. Intanto ragazzi, vi stavo dicendo poco fa che se dovete mandarmi messaggi inerenti al gioco, a tutte le altre cose, inerenti ai video che vedete su YouTube, scrivete dei commenti sotto i video. Non mandatemi messaggi privati su Facebook, non mandatemi User messaggi was moved to your sulla pagina channel. Facebook, non mandatemi messaggi sul contatto Instagram Naxos Pro Racing, nel User quale was vi invito a moved to your seguirmi, channel. perché User joined your non vi channel. rispondo Ed da lì. eccoci qua. Ci siamo, Gianni. Scrivete dei commenti sotto i video che vedete. Sotto i video che vedete, se sono delle domande sensate, vi rispondo. Uso Ustream, Gioacchino. Perché i tempi, aspetta, vediamo se non hanno riavviato il server, ve li ridò. Eh sì, Aspetta. ormai L'avete sono. riavviato? No, no, infatti non ce li ho. Poco fa ve li ho dati. Poco fa sono riuscito a darveli. Comunque, se torni indietro nella classifica, ho dato i tempi di tutti nella classifica. Se torni indietro nella live e ti vai a rivedere questa diretta, ho dato i tempi di tutti, quindi stai a posto. Comunque ragazzi, dai, spettacolare, ci siamo fatti pure sta live. Guardate intanto Gianni che si sposta. Gianni, mi fai una panoramica di questa Mondiale, ci riesci? Cerco. Vediamo, 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 ragazzi, è spettacolare. È bella da vedere la Mondiale, non da fare. O perlomeno a me non mi fa impazzire, dai. Oh, è una settimana, guardate che c'è qua. Girati, girati che siamo su Cornino qua, cos'è? Guardate, guardate che spettacolo, ragazzi. Guardate che spettacolo. C'è da pane. Bisogna aggiornare l'albergo, Gianni, perché l'albergo è aperto, l'hanno finito. Purtroppo questo non è un tracciato che abbiamo fatto noi, è un tracciato Sì. che l'ha fatto Massimo Grassa e per questo lo ringraziamo in diretta Sì, grazie Massimo. per Guardate. la messa a disposizione. Guardate che spettacolo, ragazzi. Guardate che spettacolo di percorso. Lascia stare. Giusto dare a Cesare quel che è di Cesare. Esatto. Come sempre. Come Certo. sempre, come sempre, come sempre. Ok, Enzo, se vuoi ci sono i ragazzi qua, se vuoi Sì, magari chi ci abbiamo? Chi ci abbiamo? tutti. Partiamo, dimmi tu da chi partiamo, così vediamo come passa. Da chi vuoi tu? Magari da, Meno, ce diciamo, l'abbiamo, Meno? sì, Carmelo è qua. Carmelo, che hai combinato, Carmelo? Carmelo. Ciao Enzo, niente, lo odio Erice, ti dico la verità. Ma sai che non è che la odio. Cioè, guidandola dal sim, cioè farla reale è una cosa, poi farla con la macchina statale, provarla è una cosa. Ma correrci col sim, ragazzi, vedi, siccome, allora io ho il delta praticamente in tempo reale che mi gira se sto migliorando o se sto peggiorando. Basta sbagliare le linee di 1 centimetro, ragazzi, va su il delta che è una meraviglia, quindi bisogna darci il gas, almeno tu lo hai fatto, ma hai fatto purtroppo per te parecchi danni. Errori dovuti a che cosa? Ma un po' a tutto, un po' a Quindi. cercare di migliorare il tempo fatto in pratica, e un po' anche per cercare di andare forte. Lo so, va bene, dai.
Ti rifarai alla prossima gara, dai, ti rifarai alla prossima gara. Andiamo avanti, ragazzi, chi vuole farsi sotto, venga avanti. Io direi di intervistare Fabiano. Fabiano, com'è andata, Fabiano? E là, ciao a tutti. Come diciamo questa, stavolta è andata meglio dell'ultima, sarà che la gara di casa, la Montiblay, era ancora la prima corsa, quindi ancora ci dovevamo prendere un po' la mano. Ma Erice, al contrario di me, io mi trovo molto bene, a me è piaciuta. Sarà complicato comunque arrivare a Gilberto Matteo, che comunque fa segnare sempre dei tempi da alieno. Però almeno questa volta ho provato ad avvicinarmici, finendo tutte e tre le salite, più o meno come pensavo di salire. Certo, speravo qualcosina in meglio, perché in pratica riuscivo a fare qualcosa in meglio. Però comunque la differenza con le qualifiche è tanta. Oggi in gara si scivola un po' di più, quindi ti devi adeguare un po' di più alla macchina. Quanto hai alzato, Fabiano, rispetto a quello che era il tuo riferimento riguardante la pratica? Allora, io avevo 4.009 e quindi ho fatto 4.02, mi sembra, un secondino abbondante. Anzi, è alzato poco, io alzato di tipo 3 secondi stasera. complimenti Fabiano, grazie per le tue parole, al prossimo giro. Passiamo a Francesco Di Stefano. Francesco, ci sei? User was moved out of your channel. Sì. Ok, com'è andata, Francesco? Raccontaci un attimo tutta la storia. Vabbè, dai, rispetto alla prima gara sicuramente meglio per me, che mi sono approcciato a questo mondo adesso, sicuramente molto meglio rispetto alla prima gara. Oggi i primi erano imprendibili, avevano degli ottimi setup, poi una guida molto molto pulita, però non ci possiamo lamentare. Io, nonostante nella prima manche ho fatto un errore, nelle ultime due ho cercato di guidare in maniera un po' più pulita, magari un po' più conservativo. Infatti il mio best nelle prove era di 4.7, in gara ho fatto un 4.10. Comunque sì, non mi posso lamentare. Stiamo migliorando, i ragazzi del team sono sempre disponibili ad aiutarci, quindi per chi si vuole approcciare io consiglio di aggregarsi al gruppo, perché sono veramente in gamba. Grande Francesco, ovviamente ti ringrazio a nome dei ragazzi che organizzano il tutto, complimenti ancora per quella che è stata la tua prestazione, ti diamo appuntamento a quello che ovviamente sarà il prossimo evento. Grazie a te, complimenti veramente a tutti coloro che hanno partecipato, ragazzi, e partecipano a questi eventi. Francesco ovviamente vi ha... intanto Gianni ci fa vedere il percorso, ragazzi, dal drone, guardate che spettacolo, spettacolare. Passiamo a Francesco Perri. Francesco, com'è andata? Ma buonasera a tutti. No, diciamo è andata abbastanza male, poco meglio di meno, ma comunque ho fatto 3 incidenti su tutte e 3 le salite, quindi ne ho chiuse 2 giusto per avere un tempo. Un vero peccato, ragazzi, ricordatevi quando state allineati sotto il gazebo che l'obiettivo è portare la macchina su, perché il campionato dura 10 gare, lo so che è dura perché il primo sono io che lo dimentico, la tiro parecchio spesso, però mamma mia. Va bene, carissimo, complimenti. È dura, Francesco. Sembra facile da fuori, ma poi... Sembra facile, bravo, esatto. Francesco. Quando arrivi sotto il gazebo, la salivazione inizia ad azzerarsi, le braccia iniziano a diventare tutte dure, quindi mamma mia, che spettacolo. Grazie, vai, Francesco. Comunque, grazie a tutti e alla prossima, dai. Grazie a te. Gianluca. Sì, Enzo. Vizzari, sembra che stai nella tazza del cesso, avvicinati il microfono, Vizzari. Mi sentite adesso? Sì, come se fossi dal citofono, santo Dio, parla più forte. Come è andata? È che sono un tantino deluso per come è andata, a dire la verità. E perché? No, vabbè, dai, hai fatto dei tempi giusti, santo Dio, dai. Considerando i tempi in prova, mi aspettavo un tantino meglio, però dai, è tutta esperienza che porto a casa per le prossime. Quanto hai alzato rispetto alle prove? Abbastanza, 2 secondi. Vabbè, oh ragazzi, dai, la media è quella, eh. Cioè, non è che... Diciamo, avevo una media di 4.01, 4.02 basso fisso, quindi...
fare 4.03, 4.02 è un po' un tantino deludente, però dai. L'importante Enzo è divertirsi e passarsi le giornate nel miglior modo possibile. Ovviamente. Grazie Gianluca. Ovviamente grazie a te, alla prossima. Ti rifarai alla prossima gara. Siamo adesso con Gianluca Faraci. Gianluca, com'è andata? Ciao a tutti. Ciao. Dici un attimo com'è andata la tua gara, spiegaci tutta la storia. Purtroppo nella gara di casa sono andato un po' maluccio. Abbiamo visto la macchina parecchio segnata durante tutte e tre le salite. Eh sì. Hai toccato da qualche parte, c'era qualche punto che ti veniva particolarmente ostico, oppure hai avuto dei problemi di stand separati lungo tutto il percorso? Quella di più difficile è il terzo tornante. Il terzo tornante, quindi sì, ok, cioè si arriva da una staccata parecchio importante, quindi... Sì, il posteriore si alleggerisce e si va a finire a muro, quindi... Capita, va bene Gianluca, ti ringrazio, grazie per aver fatto parte anche tu a questo secondo appuntamento del CVM che gli amici di Micro Factor Live hanno messo su. Gianni, vuoi aggiungere qualcosa? No, niente, a posto, grazie Gianluca, c'è rimasto Corrado Blas e poi abbiamo... Corrado, mi ero dimenticato di Corrado, vieni avanti, com'è andata? Buonasera ragazzi. Ciao bello, com'è finita? È andata bene, diciamo, è la mia seconda esperienza, quindi diciamo ho lavorato tanto in questi giorni, solo che la pista oggi era molto scivolosa, difatti nella prima manche di assestamento sono arrivato lungo in un punto, però dalla seconda alla terza ho cercato di arrivare su intatto. In media ho girato buoni 3 secondi più lento delle prove, però sono soddisfatto. C'ho ancora 30, devo fare ancora i conti con l'adrenalina e l'esperienza più che altro. È per me un mondo nuovo ed è bellissimo. Volevo approfittare di questo per ringraziare i ragazzi del team, tutti quanti. Ecco, è una grandissima famiglia, io sono veramente contento di farvi parte. Grazie Fabio, Corrado, grazie a te. Dai Corrado, ti ringraziamo, ovviamente speriamo di riprendere quanto prima con le gare. Collegare quelle vere, ma intanto ci facciamo compagnia con queste. Dai, ti ringraziamo Corrado e alla prossima. Ciao a tutti, grazie. Ciao Corrado, alla prossima. E allora Gianni, intanto rinnoviamo l'appuntamento ragazzi per questa sera alle 21.30 sul canale Twitch Grand Prix per vedere sia la mia gara che le gare degli altri. Dopo le 21, dimmi Gianni. Ce li condivideremo il link. Ovviamente condivideremo i link delle dirette io sulla mia pagina Facebook, Gianni sulla pagina Facebook di Team Chrono Factor Live. Niente ragazzi, abbiamo fatto sta prima batteria, questa sera alle 21.30 ci sarà la seconda. Io ringrazio l'amico Gianni, grazie Gianni, grazie a te e soprattutto grazie a tutti i ragazzi che ti seguono e che ci seguono. Grazie ancora ragazzi, l'avete seguita in tanti sta live, dai, vi abbiamo tenuto compagnia per un'oretta questa domenica pomeriggio nella quale non ci sta una mazza da fa, quindi dai, io qualora non l'avreste ancora fatto vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un bel like se questo video vi è piaciuto, condividetelo sui social. Per oggi è tutto, ciao belli, ciao.